esercenti e piccoli artigiani di Gravellona hanno tempo fino al prossimo 26 di maggio per fare richiesta ed accedere a un contributo attraverso il bando pubblicato dal comune. Cosa bisogna fare concretamente per accedere a questo contributo? Allora, innanzitutto il contributo è stato ottenuto grazie al buon cuore di 113 cittadini che hanno versato sul conto corrente circa 20.000 euro. A questi 20.000 euro il comune, l'amministrazione, ha aggiunto altri 10.000 euro fino ad arrivare a circa 30.000 euro di fondo che a questo punto lo eroghiamo attraverso il bando. Ciascun esercente dovrà mandare una PEC, ovviamente scaricare il bando dal sito del comune, compilarlo in tutte le sue parti e mandarlo via PEC al comune. Nel comune si farà dopo il 26 maggio ovviamente una graduatoria. Questa graduatoria verrà fatta sulla base dei requisiti dichiarati da ciascun esercente e i 30.000 euro verranno distribuiti sulla base dei punteggi che sono stati assegnati. I punteggi ovviamente sono stati volti a identificare quelle piccole attività che più sono state messe in ginocchio dalla pandemia. Il contributo minimo sarà di circa 1.000 euro. Chiaramente se ci saranno ulteriori esercizi che non saranno stati così, saranno in graduatoria e avranno i requisiti ma non saranno finanziati, l'amministrazione cercherà di trovare altri fondi per cercare di venire incontro anche a loro.